Tullio, com'è stato ritrovarsi dopo tanto tempo? È stato un po' come ritrovarsi fra parenti. Parenti io e Massimo, due fratelli in scena, ma parenti anche col pubblico che bene o male comunque ci conosce da tanti anni. Quindi venendoci a rivedere è come ritornare dagli anziani ormai, zii, nonni, fratelli, che tanti anni fa hanno conosciuto. Voi siete amati sia in Italia ma anche dagli americani che vi seguono. Tutte le serate sono sold out, anzi invitiamo le persone, lo spettacolo è fino al 14 aprile qui a Roma, ad accorrere e a prenotare il biglietto perché sta andando benissimo. Sì. Per fortuna sì, è stato così un po' da tutte le parti d'Italia, devo dire in maniera trasversale, da Bolzano a Palermo, e quindi questa è una cosa che ci riempie ancora più di orgoglio e di soddisfazione. Grazie mille e buono spettacolo. Goodbye. Un grande onore per me a stare in compagnia di Massimo Lopez dopo 15 anni. Dopo 15 anni. Di nuovo. Insieme a Tullio Solengo, una coppia che ha fatto innamorare il pubblico italiano, che a gran voce voleva il vostro ritorno, ed eccoci qui, uno spettacolo che in tutta Italia ha avuto sold out, lo stesso qui a Roma. Infatti mi raccomando, lo spettacolo è fino al 14 aprile, accorrete perché già tutte le date sono quasi piene. Ma com'è stato, esatto, Massimo, l'emozione di ritrovarsi? Ma una cosa straordinaria, trovarsi dopo 15 anni sul palcoscenico, e questo palcoscenico qui del Teatro Olimpico che è nato con noi. Diciamo, il Teatro Olimpico l'abbiamo praticamente inventato col trio, e quindi tornare dopo 15 anni insieme su questo palcoscenico è una cosa incredibile, e sentire l'affetto, il calore, ma la gente piegata in due dalle risate, questa è una cosa che è talmente appagante che è una vera e propria terapia. Sono passati 15 anni, ma è come se non fosse passato il tempo, c'è sempre quella sintonia, quella magia tra voi. C'è sempre magia, ma c'è sempre c'è amicizia fra noi, poi abitiamo nello stesso condominio a Roma, quindi ci incontriamo ogni giorno. E ci siamo sempre detti, è una vita che ci vediamo, ci incontriamo, ci siamo sempre detti facciamo qualcosa insieme, insomma più volte ci è capitato di fare cose insieme, e finalmente abbiamo deciso di fare questo spettacolo dove veramente si ride tanto. Non solo gli italiani vi amano, ma anche gli americani, perché il blog è nato a New York in collaborazione della Federazione degli Italiani in America, quindi facciamo anche un saluto a tutti gli americani che vi amano e vi seguono sempre. Beh, assolutamente. Poi senti, abbiamo detto americani, è partita una bella musichetta che ricorda. Io sono un frequentatore abbastanza assiduo degli Stati Uniti, sono andato con uno spettacolo, un tributo a Frank Sinatra organizzato dalla Stemal di mio fratello e produzione Alessandro Lopez, e abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa a Miami all'epoca, e insomma, quindi ogni volta speriamo sempre di poter tornare e far divertire anche il pubblico americano, anche il pubblico italiano, il pubblico italiano in America, ma il pubblico americano proprio, perché quando abbiamo fatto lo spettacolo lì il pubblico americano è rimasto molto molto contento della performance e anche dei musicisti, quindi forse ci vedremo prima o poi. Grazie mille, un abbraccio, Massimo, a tutti voi. Mi raccomando, fino al 14 aprile venite a teatro con uno spettacolo meraviglioso. Grazie. Ancora grazie. Ciao.